Ciao. Ciao Chiara, ciao Mimma. Ciao Elena Canali. Ciao. E quanti Nadia, ciao. Vediamo se qui fa un freddo cane, mi vedete con due maglioni. Ecco Marta. Allora, andiamo. Eccola qua. Ciao a tutti, come state? Noemi! Ecco qua. Ciao! Come va? Va. In mezzo agli scatoloni? Sì, ho iniziato davvero a fare scatoloni adesso. E quindi non ho solo una casa incasinata, ne ho due, perché questa, quella che lascio, è quella in cui andrò. Quindi, però, piano piano, dai. Impegnativo, va bene, dai. Adesso Molto. facciamo una mezz'oretta, stasera ti lasciamo andare a riposare velocemente, così recuperi. Se vuoi più Ciao. consigli su come affrontare un trasloco, si faccia avanti. Io non ne ho, Psicologicamente quindi. e fisicamente, perché oltre ad essere psicologicamente provante, è anche fisicamente devastante. Sì. Va bene, allora, c'è un sacco di notifiche, avrei dovuto disabilitare. Allora, tu mi hai detto che stasera hai una cosa da farci vedere, quindi. Sì, esattamente. Io stasera ho una cosa da far vedere perché ne vale davvero la pena. Oggi ho ricevuto un pacchettino e quindi vorrei condividere con voi questa bellezza. Quindi giro la fotocamera. Allora, Posso aspetta che io. cadere direttamente sul tavolo. Tanto dobbiamo metterci. Allora, aspettate, che io farò sicuramente un disastro. Allora, io spero che si veda perché mi vedo nella parte inferiore dello schermo, però. Prova. Ok, allora, ho ricevuto questa bellissima busta. Allora, e vedo che la persona che me l'ha inviata è collegata, quindi sono davvero Ta-da! contenta perché la posso ringraziare ufficialmente. Allora, sono andata a ritirarla in posta perché non ero in casa quando mi è stata consegnata, quindi sono andata. Allora, ha questa busta di Colaravana col mio indirizzo e all'interno una busta con il mio nome in monolinea, Ta-da! Che bellissimo, bello! semplicissimo, ma di un effetto stratosferico, Sbrilluccicoso. sbrilluccicoso, con Il pacchettino. il pacchettino che è l'adesivo di Tiger. No! Sì, l'ho riconosciuto. Quindi qui rientriamo nei bisogni che abbiamo creato. Ok, meno male che Natale è passato, però tanto Sì. adesso ci sono San Valentino, Pasqua. Ciao. Ma la cosa bella è che io l'ho già aperto perché ero troppo curiosa. La cosa bella è che all'interno c'è una cosa che ha fatto Noemi, ed ecco qui il nome Diciamolo da chi arriva, della diciamolo. persona, Noemi. Conosciuta come Multinoe qui sulla chat, qui su Qui su Instagram. Instagram è multi Noe, underscore Noe. esatto, che ha fatto questo Dai. bellissimo. Sembra un libretto, in realtà non lo è. Perché? Attenzione, attenzione, all'interno è un Ma portapennini. dai! Sì, Che carino! ed è un portapennini portatile da borsetta Quindi tu infili, perché sì. il Il cartone pennino. si usa per i pennini, sì, per Sì, salvare le punte. esatto. Quindi il pennino va inserito
Adesso, all'interno di queste fessurine del cartone viene bloccato. Sì. Ah, ho un gatto sulla scrivania che vuole giocare con me. Vattene! Che Colpo di scena. automaticamente viene chiuso all'interno e quindi non viene danneggiato nel trasporto o quant'altro. Esattamente. È bellissimo, grazie Noemi! Bello, allora Noemi, facci vedere. Ah, se vi spedite tra di voi i pennini, questa è una cosa magari non così lussuosa come quello che ha fatto Noemi, ma questa faccenda, questo metodo del cartone è quello migliore, no? Per spedirsi. Quindi quando vi scambiate i pennini, fate questa cosa qua. Tra l'altro, questi blocchetti di cartone ondulato si trovano spesso e volentieri Di a scarto. riempimento, Sì, come sì. scarto a riempimento nei Sì, 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 falli sì. Esatto, delle cose che riceviamo, delle spedizioni che riceviamo. Quindi, esatto. guarda, io non ti so dire quanti ne ho trovati nelle scatole che ho portato a casa dei mobili dell'IKEA. Immagino. Avrei potuto aprire, anzi, Noemi, se vuoi te li mando, così puoi iniziare la produzione industriale di questi bellissimi portapennini. Allora Niente, mi ci tenevo a farlo vedere perché è pieno di persone che sanno fare cose meravigliose. Allora, visto che voi siete in tema di far vedere delle cose, vi faccio vedere anch'io che cosa ho fatto nei giorni di Natale che non l'ho ancora fatto vedere. Il mio primo libretto proprio rilegato, cucito. Ah, caspita, Ma bello! sì, con i fogli a quattro piegati in due. E il filo cerato. Adesso poi mi sono presa e siccome la mia mamma ha perso l'agenda nel trasloco, sempre parlando di traslochi, le Ecco. ho fatto l'agenda. Avevo della carta, vedete che è fatta con due tipi di carta, insomma, l'ho fatto un po' arrangiato, però come prima prova non sono per niente scontenta e poi le ho messo in prima pagina i numeri importanti da trovare velocemente, così lei se li mette qua e non deve andare a cercarsi la pagina. E poi le ho fatto le pagine lettera A, lettera B, eccetera. Ci sono tutte le lettere dell'alfabeto e lei si metterà i numeri. No, sono una brava figliola. Bene, Bravissima. Eccoci ok. Allora, adesso. qua. Allora, stasera abbiamo detto facciamo un po' di maiuscole semplici, semplici. Sì. Anche perché sulle maiuscole noi ci siamo stati. Beh, in realtà poi non è che abbiamo fatto chissà quante chiacchiere di regole di questo e di quell'altro, no? Perché l'abbiamo detto dall'inizio, non è un corso. Se volete fare i corsi, insomma, non è questa la sede, però Qualche scrivendo pillola, qualcosa, sì, no? qualche pillola Lo di diciamo, delle piccole cose. esatto. Aspetta che devo Sì. scaraventare un gatto. Vai, fionda. Eccoci qua. Ok, allora, io mi metto una luce un pochino migliore, vediamo se così va bene. I miei gatti stanno intuendo che ci sarà qualcosa a breve, che succederà qualcosa a breve perché Cominciano a essere. vedono casa smontarsi piano piano. Eh beh, normale, no? Sì. Allora, volevo cercare, eccola qua la matita. Dunque, io Marta, la prima cosa che direi è che quando usiamo la carta quadrettata, usiamo i quadretti come riferimento ottico proprio, no? Perché se decidiamo che le nostre maiuscole, i nostri ascendenti sono alti 2 o comunque le maiuscole sono alte 2, facciamo in modo di partire bene dalla linea di base e andare a toccare bene la linea di arrivo, no? Come diciamo sempre anche in tutti i corsi che facciamo. Vero. Questo qui, i gatti conquisteranno il mondo, vero? Vero? Questa è una regola che vale non solo nel monolinea, non solo nell'italico, vale in tutto. Quando c'è il fatto di rispettare le altezze, dà proprio omogeneità alla scrittura e la rende bella. Se io faccio una lettera alta, prima così, poi così, poi così,
È ovvio che no. tutto perde di armonia, si capisce che è un qualcosa di scritto senza fare attenzione senza fare troppa attenzione, questo si nota. Esatto. Poi un'altra cosa che possiamo dire è che se decidiamo di scrivere, io vedo che tu sul tuo foglio hai già fatto un set di maiuscole semplici, Ah, sì. e le hai fatte abbastanza strettine come dovrebbero essere quelle dell'italico, ma noi potremmo anche decidere di farle un pochino più allargate, no? Proprio perché esistono tante variazioni, poi uno il monolinea se lo fa un po'... A gusto suo, nel senso che deve venire fuori Assolutamente. anche la parte personale, no? Assolutamente, sì. Esatto. Però se decidiamo di farle un pochino più larghe, come cioè la grandezza che date alle prime maiuscole dà poi il là a tutto quello che viene, cioè non fate una larga e una stretta, è lo stesso discorso, cioè deve esserci io lo chiamo sempre family feeling, no? Cioè quando faccio un blocco di testo deve essere chiaro che ho seguito sempre lo stesso canone. Assolutamente, ma questo in generale anche per le variazioni in generale, una volta scelta una variazione per una lettera, la si cerca di mantenere, anzi la si deve mantenere per tutte le lettere a seguire. Quindi se tengo uno stile abbastanza stretto, tutto avrà uno stile stretto. Se tengo delle lettere un pochino più spaziose, più larghe, allora tutto il mio testo dovrà avere lo stesso effetto. Allora, ci sono dei trucchi. Aspetta che vedo se riesco a prenderlo. Intanto volevo anche dire una cosa, ragazze, che chi di voi vuole ingrandire un pochino la sua piccola biblioteca, quello che dicevamo l'altra volta, ma non trovo le cose, eccole qua, ok, non trovo la pagina. L'altro libro molto bello, molto, che forse però è più, come dire, è un libro appena un pochino più avanzato, è questo qui di Sheila Waters. Se avete appena cominciato, forse, scusate, il manuale della Speedball che vi ha fatto vedere Marta l'altra volta è più indicato. Questo qui, vedete che anche Marta ce l'ha, Sono perché quelle cose da avere. mille, esatto, mille segnalibri. Questo qui è una cosa spettacolare, ed è un regalo che potete farvi. L'autrice è Sheila Waters, Esatto. che alla veneranda età di quasi 90 anni ancora scrive in barba tutto. Questo disegno, l'immagine che c'è qui, è la riproduzione di un lavoro che ha fatto lei a mano, a Eccola, mano. è lei, io faccio vedere la sua foto. Ok, e io ingrandisco un pochino così vedete, guardate lo spettacolo di queste lettere, come sono belle. È vero, è bellissimo. E anche E qui poi ci sono abbiamo ovviamente tanti stili, ci sono le capitali romane, c'è la cancelleresca, c'è Onciale, insomma, tantissime cose. Quindi questo è l'altro, ma volevo anche farvi vedere, non so se questo qui tu ce l'hai, ce l'hanno in pochi, devo essere sincera. Allora, e questo è solo per farvi vedere. Una cosa in più, vediamo se lo trovo. Eccolo qua il titolo, perché la copertina non ha più la. Allora, è il libro sulla vita, le opere di Irene Wellington e si intitola More Than Fine Writing. C'è dentro ovviamente tutta la sua vita. Lei ha studiato con Edward Johnston. E vi ho detto tutto, ma volevo farvi vedere questa cosa qua. Questo è quello che faceva lei, ma ci sono delle tavole. Adesso ve le faccio vedere. Ecco, questi sono un pochino dei suoi lavori, vedete? Ve li ingrandisco un po'.
Belli, vero? Sì, poi tutti decorati, eccetera. Ma lei usava l'italico fatto a penna stilografica. Adesso vi faccio, vi trovo degli appunti suoi. Eccolo qua, lo devo un po' ingrandire perché è riprodotto piccolo, ma questa è proprio la sua grafia. Eccolo qua. Ah, sì. Vedete? Che poi alla fine diventa proprio una scrittura quotidiana, no? Guarda quella T e la H, bellissimo. Esatto, È proprio la lineatura esatto. classica dell'italico. Sì. E anche questi qua, scritti più in piccolo, che voi adesso riuscite a vedere poco, però sono fatti. Questo qua è proprio minuscolo, è fatto a penna stilografica e lei lo ha scritto come se fosse un italico corsivo, no? Una cosa, voglio vedere se riesco, sì, un pochino Sì, si riesco a vede. ingrandire ancora, esatto, vedete? Quindi alla fine tutte queste cose qua, tutti questi esercizi possono diventare per ciascuno anche proprio un modo di scrivere. Esatto. Questo per farvi capire. Va bene, allora. Fammi mettere via questi due tomi. Anche stasera abbiamo dato una pillola per la biblioteca. Esatto. Due testi che alla Elena gli è piaciuto tanto il libro della Irene Wellington, vero? Vai, mettilo nella wishlist. Allora, stasera usiamo tutti i mitici pennarelli Ah, Amazon Basics. allora c'è stata una strage di vittime. Ogni giorno c'è qualcuno, ogni giorno c'è qualcuno che si confessa in questo acquisto. Sì, Fa allora, molto ridere questa cosa, però beh, un ecco. pochino. Marta, per darci un minimo di guida e anche per far vedere che cosa trovano dentro questo manualetto di Ann Kemp. Riavvia forzato e dice: comprati anch'io su suggerimento di Noemi. Bene. Dicevo, nelle prime pagine del manualetto di Ann Kemp ci sono queste due pagine che parlano delle proporzioni delle maiuscole. La forma che si prende come riferimento è il quadrato. Quindi, quando noi andiamo a lavorare sulla carta quadrettata, prendiamo un quadrato 2x2, e quello è il nostro riferimento. E come in tutte le altre, in tutti gli altri stili, potete raggruppare le lettere per familiarità, di forme. In questo caso, nel caso delle maiuscole, non vanno come per il corsivo inglese. Marta, ricordiamolo, ci sono. Vai tu. Scusami, ho perso il filo, ripetimi. Dicevo, nel corsivo inglese di solito si pratica raggruppando le lettere, non so, tutte quelle che condividono gli ovali, Sì, tutte quelle. Ok. raggruppando i tratti base comuni, quindi tutte le lettere Esatto. maiuscole che si basano sulla beauty line piuttosto che altre linee base. Esatto. Invece per queste maiuscole semplificate, che poi derivano, l'abbiamo detto all'infinito, dalle capitali romane, Sì. si prende come gruppo, diciamo, si raggruppano le lettere per dimensioni rispetto al quadrato di base. Quindi ci sono tutte queste lettere, la H, la A, la V, la N, la T, la X, la Y, la Z e la U, che stanno nel rettangolo un pochino più piccolo del quadrato. Lo vedete che c'ha due spazietti liberi a destra e a sinistra? Quindi tutte queste lettere qua stanno in questa larghezza. Esatto. Vai. Se poi andando a, vabbè, queste comunque sono informazioni, sono lo scheletro, questo schema si trova anche in altri testi, Sì, certo. ovviamente, quindi di facile comprensione perché sostanzialmente è lo spazio. Come dicevi tu, di un quadrato in cui all'interno c'è un cerchio
con le diagonali. Quindi nel punto in cui le diagonali intersecano il cerchio, questo identifica il rettangolo interno di Esatto. quel gruppo, di questo gruppo di lettere, Sì. che sono la H, la A, la V, la N, la T, Poi eccetera, eccetera. ovviamente questa qui, questa cosa uno la studia all'inizio, poi quando devo fare una H mi metto sulla pagina e cerco di lasciare, no? Certo, Nessuno va con il uguale. millimetro a No. vedere se avete, però non farò sicuramente una H così, ok? È utile saperlo perché è la sua struttura intrinseca. Esatto. Quindi noi stasera cerchiamo di fare queste cose qua. Proviamo a farle, queste lettere che stanno dentro il rettangolino. Allora, le scriviamo tutte così vediamo. Allora, come Poi, ovviamente, esercizio passa. teniamo sempre i due quadrati, quindi così Sì. abbiamo già i riferimenti, anche voi a casa avete già i Esatto. riferimenti. Poi passare alla carta bianca non quadrettata è tutta un'altra questione. Lì. Sì. Però poi più uno le fa queste cose, più l'occhio si abitua a vedere delle proporzioni, no? E quindi poi tendenzialmente impariamo proprio per ripetizione. Come tante cose grafiche, quindi tramite la scrittura, l'esercizio, e si va a consolidare il concetto. Sì, il rinforzo, come lo chiamano. Ecco, sulla X ho serie difficoltà. Adesso vado alla grande perché c'ho il punto in mezzo. Sì. Ma di solito è veramente un dramma. Sì, perché si va a toccare tutti e quattro gli angoli in diagonale ed è difficile. Y, la Z. Allora, la T, Poi non so tu, però io quando questa. sono insicura, mi faccio il puntino e poi ci vado con la diagonale, perché se ho un punto di riferimento visivo è molto più semplice. Semplice, sì. E Sì, ed è una cosa che si può fa, fare anche con la direi X, di sì. quindi può aiutare. Sì. La U, per esempio, o la fai con la pancia, ma io la faccio anche così, con l'astina dopo. Che non è proprio, è un pochino più moderna, però. Domanda stupida, nessuna domanda è stupida. Lo sai, com'è il detto, è meglio una domanda stupida di uno stupido che non domanda. Chiede Silvia, 80, sono quadretti piccoli, sì, da 5 mm. Sì, 50 sì, sì. mm, ma è un esercizio che puoi fare in qualsiasi dimensione. Sì. Esatto. Ovviamente con queste lettere noi non troviamo nessuna parola da scrivere, no. Mi sa di no. Però io le rifaccio un'altra volta. Vediamo. Però adesso mi sembra anche di barare, nel senso che se ho. Aspetta un attimo. Voglio prendere un foglio bianco. Dai, vediamo quanti orrori facciamo. Allora. Perché con i quadretti è super facile. Eh beh, sì, però. Invece uno deve anche un po' uscire dalla sua, così vi rendete conto che abbiamo detto che lavoriamo a 1 cm. Ah, questa riga, per esempio, è una delle cose che non vi possono mancare, Esatto. perché avete il riferimento una volta che avete fatto la prima riga, andate ad allinearla con le righe che ci sono stampate sul righello e avete già le misure perché questi sono scatti di 5, no?
Quindi è super comoda questa cosa. Allora, proviamo, vediamo gli orrori che escono, dai. Allora. La A. Io gli ho fatto già l'asticella troppo alta, la dovevo metterla sotto. Qui. La N. Senza quadretto X. è bella, bella complicata. No, complicata no, però bisogna pensare a quello che si sta facendo. Di prima capire bene la struttura e per poi saperla riproporre. Sì, poi è vero che nessuno va a vedere il millimetro, no? Però poi quando uno, ecco, qua sono andata partita per la tangente. Quando uno studia e fa questi esercizi, poi se non ti viene una lettera ci rimani male, cioè no? Allora, correggiamoci, io comincio a correggermi. Vediamo questo set. Questa H è troppo larga. Con la A forse prendo a riferimento i quadretti, uso questi punti qua, no? E li avvicino alla mia lettera in modo che ho. Anzi, posso fare anche una cosa, guardate. Lo posso fare anche con righello, tanto. So che questo qui deve essere più stretto di uno, no? La V. Invece la mia V, guardate, capita proprio dal 6 al 7, quindi vuol dire che l'ho fatta troppo larga qua. Sai che con questo righello ti puoi correggere anche in trasparenza direttamente sul quadretto. Sì, in realtà sì. Però adesso noi stiamo facendo una cosa un po' scientifica, nel senso andiamo al microscopio qui, sono andata abbastanza bene perché 1 centimetro ce l'ho qui. Proprio per farvi capire che almeno le prime volte serve, anche la N l'ho fatta leggermente larga, serve vedere di quanto state sbagliando, no? Per poi correggere il tiro la volta dopo non è un'esagerazione. Poi è ovvio, dipende uno per che cosa sta facendo pratica, cioè se sto facendo pratica per la mia scrittura quotidiana, di certo non vado a cercare chissà quale precisione, no? Quindi mi va bene anche se ci ho messo 1 millimetro in più. Certo. Sì, dipende uno con che scopo lo fa, se uno lo fa per imparare invece lo stile, oppure per capire la regola, la proporzione e quant'altro, allora deve soffermarsi su queste cose, a capire queste cose. E tutto sommato la H, boh, sì, pensavo di averlo fatta tanto larga, ma. La X io l'ho fatta troppo larga. Facciamo un altro giro. Y va bene. Sì, dai, tutto sommato. Allora, e questo qui è il gruppo delle lettere. Adesso io torno ai miei quadretti un attimo. È il gruppo delle lettere rettangolari. Mezz'ora. Si può fare il gruppo che è quello un pochino più, forse facile, il gruppo delle lettere strette?
Allora. La B, la P, la R, eccetera. Diciamo quali lettere ci sono, dai, la B. Allora, la B, la P, la R, che vanno sempre studiati insieme, anche nel corsivo fanno parte dello stesso gruppo, e poi la S, lei la F, la J, la L, la K. La K è una lettera stretta, ricordatevi. Di solito uno la La K la S. allarga sempre. E la S, malefica. Vai. E quelle che praticamente stanno quasi nella metà di un quadrato, no? Allora, la P, la B e la R. Qui con sui quadretti andiamo proprio semplici. Belle. La L. Ah, dove sono? La K. Oddio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ti manca la J. Ah no, la J l'hai fatta. 2, Cosa ti 4, manca? 6, 8, 9. No, giusto, l'ho fatte tutte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prova del 9, vai, carta bianca. Vediamo come andiamo nel vuoto. Che poi uno dice: no, vabbè, ok, ho imparato a fare le lettere bene, ma la vera difficoltà non è imparare la struttura della lettera, la vera difficoltà è imparare a metterle alla distanza giusta scrivendo una parola. Altro. Ti chiedono, Marta, stai usando una Uniball Signo? Mi sai dire lo spessore della punta? Ho paura a dirtelo perché sto scherzando. Allora, è 1,07. Secondo me sono quelle che scrivono meglio. Non è la Uniball, è la Pilot G2.
Pilot G2 07. Allora, mi manca la S e la J. Dai, non credo che siamo andate malissimo su queste. Vediamo. Dovremmo stare per tutte su mezzo. Quadretto, mezzo quadrato. Sì, dai, più o meno ci stiamo. E Oddio, la P l'ho fatta un po' piccoletta. La R ci siamo. anche la P tendo a farla piccolina. Lei ci siamo, la F ci siamo. Ma Sì, la... non sono stata male io su questo. sì, La no, S. io la gamba della K sono andata un po' lunga, ma insomma, dai, mi sono presa una piccola libertà. Non male, bene. La S no. La cosa, dicevamo, davvero, e lì non vi salvano nemmeno i quadretti, cioè non è che vi aiutano più di tanto, è imparare questa cosa qua. A lasciare lo spazio giusto tra le lettere quando scrivete una parola. Nella pagina dopo lo spiega molto bene, no? Anche con allora, Si vede che se io visivamente lo spazio negativo tra una lettera e esatto, l'altra è equilibrato. qui. Allora, tu Marta tieni l'inquadratura lì e Sì. io tengo nella pagina successiva, così. Facciamo vedere una cosa applicata proprio. Questa qui è la stessa parola che hanno scritto sopra, ma qui hanno lasciato sempre la stessa misura, proprio dimensionalmente questi spazi sono identici, no? Cioè tra la fine di una lettera e l'inizio della successiva c'è sempre la stessa misura. In realtà il nostro occhio non vede questa spaziatura qua, ma vede tutto lo spazio che si forma in mezzo, no? Ecco perché vedete quando la pagina che ha inquadrato Marta è molto chiara. L'occhio nostro vede tutto lo spazio che è occupato dalle righette. Esattamente, quindi bisogna andare a correggere quella distanza tutto uguale quando ci sono determinate lettere più Sì. piene, meno piene, più tonde, meno tonde, più aste, più cerchi. Ah, Bisogna ci sono? andare a fare una correzione degli spazi ottici. Esatto. Allora, ci sono tre regolette. Aspettate che ve le metto, ecco, così dritte, così le vedete. Allora, che quando avete in successione due lettere che hanno lo scheletro dritto, la misura è, diciamo, una misura X che definite anche in proporzione all'altezza delle vostre lettere, ok? Quando invece un'asta dritta è seguita da una lettera tonda, dovete avvicinarle un pochino perché avete questi due triangoli qui che sono in più rispetto a un'asta dritta, lo vedete? Se io avessi un'altra lettera dritta e la mettessi qua, avrei meno spazio rispetto a qua. In realtà questa O che è tonda, la pancia che entra, la posso avvicinare un pochino rispetto a questa, perché lo spazio che mi manca in questo punto lo guadagno qui e qui. Quindi l'occhio ha sempre la percezione dell'area equivalente. E ancora di più li posso avvicinare quando ho due Due forme tre. tonde una dopo l'altra. È solo questa è proprio una regola ottica, non è niente che è Diciamo molto che chiaro, no? sì, è chiarissimo ed è un qualcosa che secondo me il nostro occhio si è un po' abituato a correggere automaticamente quando scrive. Questa cosa. Quindi provate a farci caso quando scrivete una parola,
di tutte lettere maiuscole, vedere se il vostro occhio automaticamente percepisce che una lettera deve essere leggermente più vicina o più lontana rispetto ad un'altra, per mantenere l'equilibrio e diciamo, della spaziatura di tutta la lettera. Bene, allora io direi che possiamo tornare dal vivo. Qualcosina, dai, l'abbiamo Beh, dai, visto. abbiamo dato tanti spunti stasera, siamo Qualcosa, sorprese. aspettate che giro. Ok. Abbiamo detto qualcosa di leggero e qualcosa di invece più, no? Bene, allora, lasciamo Marta al suo riposo. Io vado a cena, che non ho ancora cenato. Sì, noi ceniamo molto tardi. Ho compensato due che ho cenato molto presto. Immagino, immagino, va bene. Ragazze, che dire, grazie della compagnia anche stasera. Io non vedo più i commenti apparire. Boh, ok. Va bene così. Sì, non ce ne sono probabilmente. O sono svenuti tutti, oppure no, Cristina che ci scrive, no, sempre interessanti. Bene. Ah, volevo solo dire una cosa, Vai. se posso. Prima della diretta, una ragazza mi ha scritto dicendo che, chiedendomi se anche lei, pur non avendo fatto mai nulla di monolinea, potesse essere in grado di seguire le nostre dirette. Ma certo, assolutamente sì. Assolutamente sì. Oddio, sto facendo un casino, va bene, Anche va. se una persona non ha mai fatto monolinea, cioè, piano piano inizia a fare qualcosa. Certo. Quindi assolutamente sì. Poi ricordiamo a tutti, mi si è congelata Marta? No, ok, ci sei. Che se volete vedere le puntate dall'inizio, che magari volete recuperare un po', perché noi abbiamo cominciato 13 settimane fa questa cosa dell'appuntamento del martedì sera, quindi magari le basi le abbiamo un po' discusse nelle prime puntate, le prime volte che abbiamo fatto le dirette e dopo siamo andati avanti con gli argomenti, abbiamo fatto un pochino di tutto, quindi andatevi a risentire, le trovate tutte sul canale YouTube di Chiacchiere Monolinea, cercate Chiacchiere Monolinea, ci siamo noi, abbiamo caricato tutti i video esportati dai nostri IGTV, perché una volta parte Marta, una volta parto io, quindi chi parte poi salva nel suo IGTV, però sono anche tutte esportate, tutte sul canale YouTube. Così vi rimangono e andate a rivederle. E se avete qualche dubbio, qualche cosa che non va, noi siamo qua. Bene, allora ragazze, ecco il mio gatto che è arrivato, adesso è arrivato, eh? Sì. Eccola, Ti fa ve la faccio sentire. vedere. Niente. Eccola qua. Ciao. Bene. Allora, saluti a tutti ragazze e buonanotte. Buona Buonanotte. settimana e ci vediamo settimana prossima. Yes. Bene. Un Oggi era abbraccio. la puntata 13, siamo già 13, Madonna. E, la settimana prossima non sappiamo ancora di che cosa parleremo, ma qualcosa lo troviamo. Cosa lo troviamo? Poi si avvicina tanto San Valentino, non lo so, io qualcosa lo farei. Love is in the air. Sì, no? Sì, qualcosa ci inventiamo. Dai, 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 così non pensi al trasloco, ok? Va bene. Ok, Ciao. buona settimana a tutte. Ciao. Ciao, 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 ciao.